Ben ritrovati a tutti voi, come sempre torna Nera di Calabria e con Nera di Calabria torniamo noi, Marissa Fallico e Arcangelo Badolati, capo Salve. servizio della Gazzetta del Sud. Oggi apriamo questa puntata ovviamente nuovamente con il caso Rende, ovvero l'operazione The System, che ha portato a 10 arresti, tra cui 5 esponenti politici di primo piano della politica rendese. Che cosa è successo in questi giorni? C'è stato l'interrogatorio di garanzia per i 5 politici. Tutti hanno deciso di rispondere alle domande del GIP, a rigettare le contestazioni. Per tutti i loro legali hanno chiesto anche la scarcerazione. Vediamo il servizio. Ecco Sandro Principe mentre a Catanzaro attende di essere interrogato dal magistrato. L'ex capogruppo regionale del PD è arrivato stamattina nella città capoluogo per sostenere l'interrogatorio di garanzia. Per oltre 3 ore ha risposto alle domande del GIP a Carlo Saverio Ferraro, che ha emesso l'ordinanza con cui l'esponente politico è stato posto agli arresti domiciliari. A Principe, lo ricordiamo, vengono contestati reati di corruzione elettorale aggravata e concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta System della DDA. Principe si è detto estraneo alle accuse. Al termine del lungo interrogatorio è stato il suo avvocato Franco San Marco a parlare con i giornalisti. Il legale si è mostrato critico, anzi scettico, rispetto all'impianto accusatorio. Io credo che se la procura distrettuale di Catanzaro e gli uffici giudiziari di Catanzaro intendono proseguire e perseguire eventuali aggressioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione con i postulati che oggi rivolgono all'onorevole Principe, sarà ben difficile ottenere risultati. Secondo l'avvocato San Marco, nell'ordinanza non ci sono accuse, intercettazioni, fatti attribuibili a Sandro Principe. Che riguardino l'onorevole Principe, certamente no. Che ci siano contestati incontri dell'onorevole Principe con chicchessia, no. Che ci siano fatti attribuibili all'onorevole Principe? Certamente no. Mi pare che non ci siano accuse, mi pare che il tutto sia caratterizzato da un vuoto sia dal punto di vista della ricostruzione fattuale che dal punto di vista argomentativo. A me pare abbastanza evidente, poi sa, ovviamente dal punto di vista del difensore, ma è difficile trovare ordinanze poggiate veramente su postulati che a me paiono addirittura paragiudiziari. Il legale di Sandro Principe ha poi annunciato di aver già depositato istanza di scarcerazione al Tribunale della Libertà. Sempre in mattinata sono stati ascoltati dal GIP anche gli altri politici coinvolti nell'inchiesta, ossia l'ex sindaco di Rende Umberto Bernaudo, gli ex consiglieri comunali Pietro Paolo Ruffolo e Giuseppe Gagliardi e l'ex consigliere regionale Rosario Mirabelli, tutti finiti nei giorni scorsi ai domiciliari. Arcangelo, l'avvocato San Marco ha detto postulati paragiudiziari, secondo lui non ci sono assolutamente elementi sostanziali in questa ordinanza. È chiaro che siamo di fronte al giusto gioco delle parti, nel senso che la Procura ritiene di aver acquisito elementi importanti per contestare le accuse agli indagati. I difensori ovviamente cercano di smontare queste contestazioni, queste accuse. Ma è la logica, la dialettica processuale è piena, quindi così come rispettiamo ovviamente le indicazioni che arrivano dalla pubblica accusa e tradotte in un'ordinanza firmata dal GIP, così allo stesso modo rispettiamo il parere autorevole del difensore di Sandro Principe, il quale Principe si è sottoposto a 3 ore di interrogatorio, ha respinto le accuse che gli vengono contestate, il difensore per dire la verità ha parlato anche, non si è sentita in questa intervista, insomma ha fatto riferimento a un processo alla leadership di Principe, perché le accuse contro Principe, oltre che riferibili alle cooperative che nel tempo si sono legate, diciamo, all'amministrazione comunale di Rende, che hanno agito nell'ambito di vari servizi,
e al ruolo che in queste cooperative avrebbero svolto alcuni uomini della criminalità organizzata, le accuse si basano anche sui rilievi mossi dall'ex sindaco Vittorio Cavalcanti, da un consulente tecnico che si occupava dei lavori pubblici, Ernesto Lupinacci, dal vicepresidente di una cooperativa, De Cicco, che appunto hanno reso ai pubblici ministeri indicazioni sul ruolo che Principe avrebbe svolto anche non essendo sindaco. Da qui l'affermazione di San Marco in relazione al processo alla leadership dell'uomo politico. Io naturalmente non sono magistrato, noi registriamo i fatti, ci siamo occupati ovviamente di questa vicenda in maniera articolata, vicenda nella quale risultano indagati e sottoposti ad arresti domiciliari, lo ricordava la collega Roccamo nel servizio, appunto l'ex sindaco Umberto Bernaudo, gli ex consiglieri, cioè gli ex assessori provinciali Pietro Ruffolo e Giuseppe Guagliardi e l'ex consigliere regionale Rosario Mirabelli. Anche loro hanno respinto le accuse, hanno negato di aver mantenuto rapporti con le cosche. Addirittura l'avvocato Franz Caruso, che difende Pietro Ruffolo, ha sottolineato come l'ordinanza sia una sorta di ripetizione di un'ordinanza del 2012 che era stata poi ridimensionata dal Tribunale della Libertà e poi cassata in qualche modo in termini di misura cautelare dalla Corte di Cassazione. Quindi vedremo che sviluppi ci saranno, ora saranno i giudici del riesame a valutare tutto. Infatti, perché in effetti lo avevamo già detto anche noi nella precedente trasmissione, questa nuova inchiesta, questa operazione The System ha in sé una componente corposa dell'inchiesta Terminator che nel 2012 aveva portato all'arresto di Pietro Ruffolo e Umberto Bernaudo che, come hai ricordato, poi sono stati, il loro arresto è stato annullato dalla Cassazione, per cui sembrava una partita chiusa, invece adesso è stata riaperta perché sia allora sia oggi al centro delle indagini c'è questa benedetta cooperativa Rende Servizi, questa società in house del comune di Rende in cui sarebbero stati assunti degli esponenti della cosca Rua Avanzino, loro affiliati o loro parenti, addirittura era stato assunto anche lo stesso boss Ettore Lanzino. Una cooperativa che serviva innanzitutto per sostanziare poi il voto di scambio, perché l'accusa fondamentale è quella di voto di scambio, concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio e corruzione elettorale. E i cinque indagati, i cinque esponenti politici indagati, hanno respinto, i loro avvocati hanno detto appunto che non ci sono elementi, adesso bisognerà soltanto attendere. Noi ci rendiamo conto sia della parte della procura quando scattano le operazioni, quindi le ipotesi accusatorie dei magistrati della DDA, sia della parte della difesa. Di sicuro nei giorni scorsi è uscita anche una, chiamiamola così, indiscrezione, arcangelo, il fatto che un imprenditore avrebbe confermato agli inquirenti della DDA di aver assistito direttamente nel 2010 nel bar Colibrì, diventato famoso questo bar perché era stato allestito in un locale del comune, dato in concessione alla moglie di Adolfo D'Ambrosio. Adolfo D'Ambrosio, ricordiamo, è ritenuto dagli inquirenti, che è stato arrestato, è ritenuto dagli inquirenti il tramite tra alcuni amministratori di Rende e la cosca Rua Avanzino. Beh, questo imprenditore dice: io ho assistito a questo incontro elettorale, c'era Principe, c'era D'Ambrosio, D'Ambrosio ha assicurato che avrebbero sostenuto tutti insomma, Sandro Principe. Quindi, oltre alle intercettazioni dell'ex sindaco Cavalcanti, che ci restituisce un presunto condizionamento da parte di Principe sull'attività amministrativa, oltre alle dichiarazioni dei diversi pentiti, ricordiamo che a Cosenza ce ne sono tanti e stanno tutti parlando di Rende, ma anche di Cosenza, di Castrolibero e di Marano Marchesato, oltre poi alle attività investigative, ci sarebbe anche questa dichiarazione di un imprenditore. Quindi adesso tocca al GIP valutare, vagliare l'esito di questi interrogatori di garanzia e poi al Tribunale del Riesame anche valutare la richiesta di scarcerazione che è stata presentata per tutti e cinque
e gli indagati. Ma io credo che il GIP sia a distanza di qualche giorno e dopo gli interrogatori difficilmente possa tornare indietro, cioè revocare la misura. La partita si giocherà al Tribunale del Riesame, comunque rimane in tutta la sua sostanza la gravità di questa vicenda, non dimentichiamo, una vicenda che investe una classe politica dirigente che per lungo tempo ha amministrato Renne, quindi al di là di come finisce in fase cautelare questo fatto, poi si trascinerà dietro in un processo che naturalmente sarà lungo, è quello che penso e che poi condizionerà anche il futuro di questa classe dirigente che insomma, probabilmente era pronta ed è pronta a tornare in campo, è rimasta tra l'altro sconfitta alle ultime elezioni comunali. In proposito, nelle dichiarazioni dei pentiti che sono pubbliche ci sono riferimenti anche alle elezioni del 2014, quindi è Infatti. evidente che la DDA indaga anche sulle elezioni del 2014, elezioni rispetto alle quali il quadro, almeno da come raccontano alcuni pentiti, si era in qualche maniera trasformato, cioè non c'era sempre, se quello che dicono i pentiti è vero, non c'era un appoggio totale, come sostengono sempre i pentiti, era accaduto in passato, nei confronti, diciamo, del gruppo politico riconducibile a Sandro Principe, ma c'era stata un'attenzione invece anche rispetto alle liste L'interesse per le civiche che liste poi hanno civiche. ottenuto la vittoria a discapito del gruppo Principe. Questo naturalmente lo riferiamo ad onor di cronaca perché questi sono i fatti raccontati dai pentiti, anche qui aspettiamo gli esiti, anche perché l'indagine della Procura distrettuale è un'indagine molto più ampia, cioè non si riferisce, questa di Renne è una prima tappa, si riferisce, come accennavi giustamente, e a altri comuni e anche alle elezioni regionali, perché anche alle elezioni regionali i magistrati Sono stanno nel cercando di mirino. capire come hanno votato le cosche mafiose, perché hanno votato, se hanno avuto in cambio qualche cosa. Sarebbe interessante appunto sapere quello che è Certo, successo, se è successo. anche perché questa inchiesta, al di là poi delle persone coinvolte, ha scosso comunque l'agone politico, soprattutto cosentino, nel senso che sono in molti a temere l'avviso di garanzia, a temere di essere coinvolti nell'inchiesta, a temere il secondo step da parte della DDA. Perché si è parlato appunto di un primo passaggio con il caso Rende, poi siccome c'è questa maxi inchiesta che vede coinvolti altri comuni, altri amministratori, beh, un po' c'è timore, perché se saranno considerate valide le dichiarazioni dei pentiti, così come è stato fatto su Rende, beh, le persone coinvolte anche nelle altre realtà, Arcangelo, sono esponenti di primo piano e ci potrebbe essere uno sconvolgimento, uno stravolgimento del quadro politico cosentino provinciale. Però appunto sono indiscrezioni, sappiamo che l'inchiesta c'è, ovviamente la magistratura deve fare la sua parte, i politici devono fare la loro parte, nel senso di comportarsi lealmente appunto, e cercare di non essere sfiorati da sospetti, perché poi l'immagine che rimane nell'immaginario collettivo, scusate il bisticcio di parole, è proprio quello di una classe politica corrotta, di una classe politica collusa, e questo sicuramente non fa assolutamente bene. Insomma, in un certo senso queste ombre che sono state gettate su alcuni pilastri della storia politica di questa provincia purtroppo rimarranno e comunque non è stata sicuramente una bella pagina, non è una bella pagina, speriamo non ci siano altre pagine buie così. Arcangelo, mentre la DDA insomma si occupa di questo intreccio mafia politica, presunto intreccio mafia politica, la Procura ordinaria di Cosenza non allenta l'attenzione sugli altri reati che poi interessano da vicino anche i cittadini e che comunque contribuiscono a generare questo clima di illegalità, di insicurezza. C'è stata un'operazione coordinata appunto dalla Procura di Cosenza, dal procuratore aggiunto Marisa Manzini e dalla questura di Cosenza, dagli uomini della questura di Cosenza diretti dal questore Luigi Limone. Luigi. Sì, avevo un attimo di amnesia, e insomma, e Liguori, Luigi Liguori,
Liguori, che riguarda un traffico di rame. Voi sapete che i furti di rame sono all'ordine del giorno e ne subiamo anche le conseguenze quando ci sono poi i blackout elettrici sulle linee telefoniche, quando si fermano i treni, insomma, sono danni che si ripercuotono sulla collettività. È un fenomeno inarrestabile, sia dai singoli che dalle organizzazioni, sembra diventato questo un affare veramente lucroso. Vediamo l'operazione. Era una vera e propria organizzazione dedita alla ricettazione e al riciclaggio di rame rubato, quella che è stata smantellata dalla polizia e dal Corpo Forestale dello Stato. La Procura di Cosenza ha disposto gli arresti domiciliari per 4 persone, altre 9 sono soggette ad obblighi o divieti di dimora e ad obblighi di presentazione alla polizia. L'operazione, denominata Blackout, ha interessato in particolare 3 società di autodemolizione, una di Cosenza, una di San Pietro in Guarano e una di San Pietro Lametino, che si sarebbero dedicate assieme alla ricettazione e al riciclaggio di rame di provenienza furtiva, reimmettendolo nel circuito legale e vendendolo ad aziende del nord. Agli indagati sono contestati anche i reati di traffico illecito di rifiuti e di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione. L'inchiesta è iniziata nell'autunno del 2014 a seguito di numerose interruzioni dell'energia elettrica e delle comunicazioni telefoniche. Infatti le vittime dei furti di rame sono soprattutto Enel, Ferrovie dello Stato e Telecom Italia. Addirittura in un caso per un furto di rame dovette rimanere chiusa per 3 giorni la linea ferroviaria Cosenza Paola. Il Ministero dell'Interno ha pensato di predisporre proprio un osservatorio su queste attività illecite, proprio stipulare un protocollo con quelle che sono le imprese che maggiormente sono colpite dal fenomeno, in particolare la Telecom, le Ferrovie dello Stato, l'Enel, cioè tutte quelle imprese pubbliche, che a causa di questo delitto posto in essere nei loro confronti, sono poi assoggettate a dei momenti di stallo con conseguente grave danno per la popolazione, interruzione di pubblici servizi e altri danni che vengono necessariamente poi patiti dalla collettività. Polizia e Corpo Forestale hanno appurato con appostamenti ed intercettazioni che il rame rubato veniva ricettato nel Cosentino per poi essere trasferito, mischiato a carichi di gomma o materiali ferrosi nel Lametino, dove veniva riciclato. Il giro d'affari è stato stimato in oltre 1,5 milioni di euro. Insomma, questa attività non si ferma, difficilmente sarà fermata anche dalle azioni pur lodevoli di contrasto da parte delle forze dell'ordine. Arcangelo, adesso cambiamo argomento. A Reggio, è stato eseguito da parte della Questura un provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori di sospensione della potestà genitoriale nei confronti di un minorenne, figlio di una nota famiglia 'ndranghetistica. Un provvedimento importante perché si cerca di sottrarre i minori al condizionamento mafioso, ad una cultura mafiosa che c'è purtroppo in queste famiglie e che potrebbe segnare poi il loro destino, come è successo spesso per tanti, tanti ragazzi, tanti giovani che hanno seguito poi le orme paterne, diciamo così, in una strada su un percorso sicuramente negativo e pericoloso. Uno dei tanti provvedimenti che il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria sta adottando. Questo tribunale sta lavorando veramente tanto, tantissimo, è finito con i suoi progetti e con questi provvedimenti di allontanamento dei figli degli 'ndranghetisti, allontanamenti temporanei dalle famiglie, spesso chiesti dalle madri, è finito su tutti i media internazionali più importanti, perché è un'opera meritoria di tutela veramente dei ragazzi. Adesso in questi giorni c'è una forte mobilitazione
perché nel disegno di legge che ha approvato la Commissione di Giustizia della Camera nei giorni scorsi si parla di soppressione dei tribunali dei minori e quindi ci sono tante associazioni, tanti esponenti politici, tanti comitati, tante istituzioni impegnate nella tutela dei minori che dicono no alla soppressione dei tribunali, di un tribunale, pensate, come quello di Reggio Calabria che proprio negli ultimi anni ha emesso circa 30 provvedimenti di allontanamento dei minori con risultati veramente importanti. Anche noi sosteniamo questa battaglia perché appunto i risultati che abbiamo visto e stiamo vedendo su Reggio sono veramente greggi. Ma io diffido davvero rispetto a queste iniziative del governo centrale. Qui si stanno smantellando le cose principali, cioè i pilastri di uno Stato. In provincia di Cosenza, in Calabria, l'unico tribunale che è stato cancellato dal governo Monti è stato quello di Rossano. Non c'è stata nessuna ricaduta, se non negativa, cioè non si è risparmiato nulla. Infatti, si è lasciato senza presidio un territorio con una serie di problemi collegati non solo alla giustizia penale, perché quella che non funziona spesso è la giustizia civile, quindi consente poi alla paragiustizia, alla giustizia alternativa, chiamatela come volete, la giustizia privata esercitata in genere dai boss, dai malavitosi, dagli uomini di rispetto dei paesi, di appunto crescere esponenzialmente. E quindi il primo errore. Si stanno abolendo le scuole con una serie di accorpamenti tremendi, quindi levando quella centralità delle scuole, la scuola diffusa in tutti i paesi, no? Che era sintomo della presenza dello Stato. Si stanno pensando ridimensionamenti degli uffici di polizia, chiusure di posti di polizia ferroviaria, di polizia postale, il contrario, oggi la polizia postale per esempio è una polizia che è la polizia del futuro, cioè tutte le squadre mobili d'Italia dovrebbero avere proprio una sezione specializzata, perché ormai i reati si fanno, si commettono sulla rete, sul web. Infatti questo è un paradosso incomprensibile. Ora arriviamo addirittura a ipotizzare la soppressione dei tribunali per i minorenni, cioè una cosa di una gravità senza limiti. Uno Stato serio deve prima di tutto pensare alla presenza della magistratura, quindi del potere giudiziario sul territorio, ben attrezzato, no, la magistratura per andare sui giornali, cioè una magistratura che non sia solo una magistratura che si occupa di penale, ma che risolva le questioni civili che afferiscono a tutti i cittadini, che sono principali anche rispetto a quelle penali, perché poi è tutto una catena, è una conseguenza, no? Giustizia privata al posto della giustizia dello Stato, se non ci sono giudici, se per fare una causa ci vogliono 10 anni per risolvere i problemi. Infatti, normali. Poi la gente si fa la giustizia da sé. Bisogna pensare poi a garantire maggiori organi, ci sono le questure come dei carabinieri in piena di gente vecchia, cioè con tutto il rispetto, a 50 anni non si può andare sulle volanti, sulle gazzelle, bisogna avere ragazzi motivati, eccetera, invece gli arruolamenti non si fanno, ora ne hanno annunciati alcuni, vedremo se si faranno mai e comunque non basteranno. Non si possono sopprimere le scuole con accorpamenti folli, levando da un paese dove l'unica cosa che rimane è la scuola. Si stanno chiudendo gli uffici postali. Infatti c'è uno smantellamento. Ma che mondo è questo qui? Per andare verso che cosa? C'è un'Europa che non riesce, pensate, non riesce di fronte ad un pericolo così grave come il terrorismo internazionale. Io non voglio essere un populista, ma è quello che penso. Non riesce ad agire in sinergia, cioè non si riesce a mettere d'accordo i servizi di sicurezza degli altri paesi, le polizie dei paesi. Infatti non si riesce a eseguire un mandato di cattura europeo. La polizia europeo. Belga, che figura meschina che ha cioè, fatto. Verso dove stiamo andando? Io credo che invece occorra su questi presidi, scuola, giustizia, sicurezza pubblica, puntare l'attenzione dello Stato con grande risparmio di energia. Magari risparmiamo qualche soldo da tutti i vari portaborse, imbroglioni, vagabondi, certo, che inseriamo qua e là negli enti pubblici territoriali e non solo. Infatti, quindi, se pensi che ad esempio, rimanendo in questo, non vogliamo essere demagoghi o apparire demagoghi, ad esempio mi sembra che in Parlamento sia stata aumentata l'indennità dei funzionari di circa 2.000 euro. Insomma, una vergogna. Con 2.000 euro si pagano 4 pensioni, perché la media delle pensioni delle persone è di 500 euro al mese. Immaginate voi queste persone che sono già privilegiate, che guadagnano già tanto, e poi andiamo a risparmiare su cosa? Sulla no, sanità, sulla scuola. Diamo la linea alla regia e poi continuiamo, perché il Tribunale di Reggio merita ancora la nostra attenzione. Linea alla regia.
Allora, rieccoci di nuovo in diretta con Nera di Calabria. Stiamo parlando di questa paventata chiusura dei tribunali dei minori e noi siamo nettamente contrari. Arcangelo ha spiegato anche le ricadute negative di tutti questi tagli, accorpamenti per delle agenzie sociali, dei servizi che sono di pubblica utilità. Non si può parlare solo in termini economici, bisogna vedere la funzione e il ruolo che hanno sul territorio, altrimenti hai voglia parlare di legalità, di sviluppo e di quant'altro, sono solo fandonie. Allora, siamo partiti dal Tribunale di Reggio. Allora, tra i tribunali, se pensiamo che tra questi tribunali minorili che saranno soppressi ci sarà anche quello di Reggio, a me vengono i brividi proprio perché questo tribunale sta lavorando in maniera eccellente, non solo sulla parte che riguarda i reati dei minori e quindi con tutte le problematiche inerenti, ma soprattutto su un fatto culturale, cercare di allontanare temporaneamente i figli dei boss o degli affiliati all'andrangheta per consentirgli di avere la visione di una vita diversa, alternativa, di fargli capire che la legalità e lo Stato non sono dei nemici negativi. E con il progetto Liberi di Scegliere, partito nel 2011, sono stati salvati veramente tanti ragazzi e bisogna dire che sono state tante mamme anche ad andare spontaneamente in tribunale a chiedere questi provvedimenti. Pensate, se una mamma decide questo, cosa deve vivere all'interno della propria famiglia? Emblematico a proposito di questo filone così inaugurato dal Tribunale di Reggio, emblematico il caso di Riccardo Cordì, questo ragazzo figlio del boss Cosimo Cordì assassinato nel 97 con i fratelli in galera, nel 2014 è stato allontanato dalla famiglia e inviato in un luogo protetto presso l'associazione Addio Pizzo di Messina e qui ha avuto modo di essere seguito da personale specializzato ma anche di confrontarsi con un mondo diverso. Ebbene, questo ragazzino che aveva 16 anni, quando è tornato poi maggiorenne, è tornato a Locri, ha preso carta e penna e ha scritto una bellissima lettera al Corriere della Sera per testimoniare anche il suo cambiamento, le sensazioni che lui ha provato e per incoraggiare anche questa linea e incoraggiare anche gli altri ragazzi ad accettare questi eventuali provvedimenti. Sentiamo la lettera che aveva scritto al Corriere della Sera Riccardo. Ho deciso che la mia vita deve essere diversa. Voglio tornare a Locri, ma non voglio più avere problemi con la giustizia. Non perché non mi conviene, ma anche perché voglio vivere sereno. Voglio essere pulito. Prima di vivere questa esperienza credevo che allo Stato non gliene importasse niente delle persone. Lo Stato era quello che ti portava via da casa e non sapevi se tornavi e quando tornavi. In questi mesi ho conosciuto uno Stato diverso che non mi ha voluto cambiare a tutti i costi, ma che per una volta ha cercato di capire chi ero io davvero. E chi sono io davvero? Un ragazzo di 18 anni, un ragazzo come gli altri, ero piccolissimo quando mio padre è stato ucciso, ho visto i miei fratelli finire in carcere, per me vorrei un futuro diverso, ora posso scegliere cosa fare da grande, posso scegliere che lavoro fare, in che città vivere, posso puntare in alto, non so se ce la farò, ma ci proverò, di certo qualcosa è cambiato, ce l'ho fatta. Ce la posso fare, e non solo io, ci sono tanti ragazzi come me che avrebbero bisogno di uno Stato così, non credono che esista. Io l'ho conosciuto e scrivo questa lettera perché anche gli altri lo sappiano. La strada è ancora in salita, ma non è vero che il lieto fine è solo un'illusione, può essere realtà. Arcangelo, parole veramente toccanti che hanno toccato allora, anche se poi noi abbiamo questo vizio di dimenticare, di resettare, di archiviare immediatamente tutto, che veramente colpisce e che dà prova di quanto sia importante questo progetto del Tribunale di Reggio Liberi di Scegliere. Nei giorni scorsi anche il collega Domenico Grillone sul sito strill.it di Reggio Calabria ha iniziato questa battaglia, ha ricordato la storia di Riccardo. Ma credo che, come dire, non sia intanto una storia isolata, ma soprattutto credo che non si possa minimamente pensare
di chiudere un tribunale in Calabria. C'è già stato questo errore gravissimo fatto a Rossano. Se dovesse ripetersi con la chiusura del tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, come dire, porremmo sulla testa del nostro Stato un peccato che non è più redimibile, cioè non perdonabile. Tra l'altro il tribunale dei minorenni di Reggio Calabria ha una tradizione, cioè Roberto Di Bella, questo presidente che ha iniziato, no, questa serie di iniziative, perdonate il gioco di parole, giudiziarie, no, cercando di strappare i minori alle famiglie mafiose, ha solo continuato, secondo me, un pensiero, ha dato forza ad un pensiero che ebbe negli anni 70 un magistrato illuminato che non c'è più, che si chiamava Ilario Pachì, che durante una faida sanguinosa che aveva riguardato due famiglie della piana di Gioia Tauro, aveva preso i ragazzini di una delle due famiglie, perché ci erano stati ammazzati due ragazzi, uno di 9 e uno di 11 anni, li aveva fatti trasferire nottetempo presso famiglie dell'Umbria che nulla avevano a che fare all'epoca con l'Andrangheta. Quindi l'idea di riuscire a salvare questi ragazzi è un'idea che può risultare vincente, come dimostra la storia del minore di cui abbiamo riportato le parole, che poi furono pubblicate sul Corriere della Sera. Ecco, è probabilmente una via che può dare dei risultati. Certo, mi domando poi all'uscita di questo percorso, ecco, se, perché la lettera è datata, cioè se certo, poi questo ex minore sia riuscito ad ambientarsi, a trovare lavoro, eccetera, perché poi deve essere tutto collegato. Questo manca in Italia. E quando parliamo della rieducazione dei detenuti, magari i detenuti si sforzano di seguire un percorso, poi escono, ma vengono abbandonati, cioè non hanno dove andare a lavorare. Non trovano le occasioni. Lo stesso vale a maggior ragione per i ragazzi che sono stati strappati alle famiglie, messi in un altro contesto, finito il percorso nel nuovo contesto, devono poi trovare delle buone occasioni. Certo, devono essere. Qui chiudiamo i tribunali dei minorenni, che buone occasioni possiamo poi dare? Cioè, è veramente contraddittorio, paradossale. Io credo che sia, ripeto, un peccato di una gravità senza limiti. Mi auguro che si fermi questo scempio, cioè che il tribunale dei minorenni di Calabria non venga chiuso. È un'offesa davvero all'intelligenza dei calabresi. Hanno già offeso la Calabria chiudendo il tribunale di Rossano. Se fanno una cosa del genere, e poi è inutile che vengono a dirci: noi siamo vicini, lo Stato è vicino, come ha fatto Alfano qualche mese fa, come ha fatto in questi giorni anche la Commissione parlamentare antimafia, la delegazione che è tornata a Reggio Calabria. Lo Stato, quando dice di esserci, ci deve essere a 360 gradi. E su questo, sull'allontanamento dei minori, noi vogliamo riproporvi anche quanto ha detto Don Ciotti, perché Don Ciotti con Libera è impegnato in questi progetti, collabora con anche la giustizia minorile ed è fermamente convinto che sia una cosa buona. E dice delle cose molto forti in un'intervista rilasciata a TV2000. Vediamo. Sono tante le donne che per amore per i loro figli stanno dicendo basta e stanno chiedendo assolutamente aiuto. Molte non sono né collaboratrici né testimoni, ma chiedono una mano per lasciare la loro terra perché non vogliono che i loro figli crescano in quella cultura. Noi ne stiamo aiutando tante, ne stiamo nascondendo. E abbiamo chiesto alla politica di trovare un meccanismo legislativo nuovo per aprire una terza strada, perché molte non sono in grado di poter collaborare. A cosa pensa lei? Ecco, e abbiamo trovato consenso. Bisogna però accelerare i tempi, perché ci sono già, e lo dico qui e lo affermo pubblicamente per la prima volta, decine di mamme che hanno chiesto una mano, le stiamo nascondendo. Ma non è possibile che, perché poi i bambini devono andare a scuola e hanno, se non viene riconosciuto un cambiamento di identità, nel senso non di identità anagrafico, e allora stiamo facendo miracoli grazie alla collaborazione di presidi nelle scuole, di alcuni sindaci. Chiediamo un sistema legislativo per aprire una strada, perché questi bambini, queste donne che vogliono rompere, sono le donne le grandi protagoniste, sono mamme che si ribellano, segno anche del grande lavoro. Ecco l'importanza della scuola, perché lotta alla mafia vuol dire lavoro e scuola innanzitutto.
Ecco, Arcangelo, sicuramente la politica dovrebbe preoccuparsi di questo, trovare questa terza strada di cui parla Don Giotti, appunto per seguire poi questi ragazzi e dare loro l'opportunità. Ma per chiudere quest'ampia pagina che è dedicata appunto alla giustizia minorile, sentiamo anche il Presidente del Senato Grasso che insomma sottolinea: nascere in una famiglia mafiosa non deve essere una maledizione, un marchio, uno stigma. Ci si può creare una vita diversa, però come dicevi tu, diamo a questi ragazzi poi le occasioni e le opportunità per avere una vita diversa, perché altrimenti finiscono per rimanere in quell'ambiente, così come finiscono per entrare in questo ambiente anche ragazzi che crescono in famiglie normali. Sentiamo Grasso. Come Stato però, come istituzione, io non posso accettare l'idea che la nascita rechi la traccia di un destino già segnato, che nel DNA sia impresso il comportamento criminale e che non si possa dare speranza ai figli dei criminali. Ecco, condivido pienamente. Infatti. Tra l'altro sono testimone di storie positivissime di ragazzi che sono cresciuti per loro sfortuna, per eredità familiare, magari anche in contesti investiti da faide, da violenze, da fenomeni purtroppo subculturali legati appunto alla mentalità mafiosa, e che sono invece riusciti a diventare ottimi professionisti, ma non a essere professionisti per conto della mafia, ma a essere ottimi professionisti nel loro lavoro, ad affrancarsi, e lo hanno fatto studiando, frequentando i licei classici, le università. Io sono testimone perché conosco persone di cui, tra l'altro, guarda, devo dire, non ho nessuna vergogna a dire di essere amico, perché sono persone rispettabilissime che hanno studiato, che hanno deciso di fare un'altra strada e, tra l'altro, ottenendo grandi successi anche professionali, perché gente che ha studiato con forza di volontà, che è riuscita, ha combattuto 10 volte più di quanto abbiamo combattuto io e te. Assolutamente. Quindi condivido quello che dice il Presidente del Senato, che tra l'altro, ricordo, è l'ex procuratore nazionale antimafia, non solo, è l'uomo che scrisse la sentenza del maxiprocesso di Palermo. Quindi se lo dice uno come lui è una cosa a cui possiamo credere. Io vi testimonio di mie esperienze, perché sono più persone, veramente ragazzi in gambissima, più bravi di me, di te e di tanti altri. Assolutamente, ma infatti è per questo che noi abbiamo voluto dedicare questo spazio di Nera di Calabria a questa problematica, perché come avete capito ci sono tante implicazioni, tante conseguenze e tante opportunità e speranze reali. Lasciamo stare l'antimafia di professione, la retorica dell'antimafia, concentriamoci su queste cose concrete, su queste possibilità concrete, se vogliamo veramente combattere la 'ndrangheta e la cultura 'ndranghetistica. Dalla Calabria in Sicilia, Arcangelo, perché continua l'accerchiamento al boss Matteo Messina Denaro, di cui noi ci occupiamo spesso in questa trasmissione. C'è stata una operazione ad Alcamo, nel Trapanese, sono state arrestate 5 persone. L'importanza di questa operazione, denominata Cemento del Golfo, risiede nel fatto che non solo sono stati arrestati il reggente, presunto reggente della famiglia di Alcamo, Mariano Saracino, di 69 anni, ed esponenti anche di primo piano di questa famiglia che sarebbe vicina a Matteo Messina Denaro, ma tra gli arrestati c'è Vincenzo Artale. Vincenzo Artale è un altro simbolo dell'antimafia siciliana. Nel 2006 denunciò una richiesta di estorsione, denunciò il pizzo, divenne uno di quegli imprenditori che hanno avuto il coraggio di alzare la testa, di ribellarsi. Arcangelo, c'è una lunga tradizione in Sicilia che purtroppo si sta sgretolando via via negli ultimi tempi. E Vincenzo Artale, secondo questa inchiesta, secondo gli inquirenti, avrebbe invece stretto un patto, dopo la denuncia avrebbe stretto un patto con la famiglia di Alcamo, e tutte le ditte
tutte che ottenevano lavori in quella provincia, in quell'area, dovevano rifornirsi di calcestruzzo proprio da Vincenzo Artale. Gli avevano garantito il monopolio. Quindi un altro mito dell'antimafia che crolla, ancora un colpo perché sono stati arrestati, poi vedremo come andrà a finire anche successivamente questa inchiesta con il processo, vedremo se ci saranno condanne, se le accuse saranno confermate. Un'altra famiglia vicina al boss Matteo Messina Denaro che comunque rimane imprendibile. Sì, credo che sia intanto il crollo di una di queste figure. Vedete, pure anche questo discorso dell'antimafia è diventato una specie di spettacolo itinerante, un circo che gira per l'Italia. Ecco, poi ci fermiamo a riflettere quando sentiamo le parole sagge che avete ascoltato di Don Luigi Ciotti. La stessa cosa è poi inventarsi, no? Imprenditore antimafia, ma riscopriamo in Sicilia è la terza volta che succede. Ma infatti questo qui era promotore dell'associazione anti-racket e anti-usura. Pensate un po', era lui che decideva quale imprenditore essere aiutato, quale no. Attenzione, io dico alla gente. Comunque pure vale la presunzione di innocenza, sì, permettiamo, però a livello di immagine ti crolla, no? Forse quelli che fanno troppo, che si mettono troppo in evidenza. Infatti. Non so quanto siano fino in fondo poi realmente motivati o comunque quanto nei fatti poi realizzino un'azione antimafia. Quindi il dato di questa inchiesta, perché poi possiamo parlare per giorni di Matteo Messina Denaro, sta di fatto che questo super latitante non riescono a prenderlo e che probabilmente non ci riusciranno perché stanno cercando in tutti i modi di isolarlo, ogni 2-3 mesi c'è un'operazione che riguarda gente che è contigua al suo gruppo, di fatto vicina, però è un uomo che è imprendibile. Il dato vero è la vicenda che riguarda Artale, che e segue altre due vicende. Infatti noi ricordiamo anche, ve ne abbiamo parlato ampiamente perché facciamo spesso queste incursioni anche nella mafia siciliana, il caso più recente è quello dei titolari della Tecnis, uno dei colossi nel campo dell'edilizia, delle costruzioni a livello italiano di Catania, Francesco Costanzo e Concettolo Bosco Giudice, i due titolari sono finiti agli arresti coinvolti nell'ambito dell'operazione sulle tangenti all'ANAS. Insomma, anche loro facevano dell'antimafia una loro bandiera, nel senso che addirittura sono stati additati quali eroi quando nella provincia di Reggio Calabria, dove avevano vinto un appalto, avevano ricevuto una richiesta estorsiva e loro avevano denunciato la cosca di 'Ndrangheta, ne era scaturita un'operazione, quindi anche loro considerati imprenditori che si ribellavano. In Sicilia poi facevano altro. Ma poi voglio ricordare anche il caso di Antonello Montante, il presidente di Confindustria, succeduto a Lobello. È indagato da più di un anno, è indagato perché avrebbe queste collusioni. Il presidente di Confindustria, ricordiamo che Confindustria Sicilia, Arcangelo, è stata la prima ad attuare una politica molto forte, molto anche eclatante, di rottura con questi intrecci con la mafia, quindi iniziative, sono finiti su tutti i giornali, hanno dato vita ad un movimento popolare, perché comunque la gente si è fidata quando ha visto gli imprenditori dire di no, ribellarsi al pizzo. Ma poi abbiamo visto Roberto Helghi, il presidente della Camera di Commercio, arrestato mentre prendeva una mazzetta da 100.000 euro da un imprenditore che voleva continuare a rimanere ad operare nell'aeroporto, Salvo Perlito, presidente di ANCE Sicilia. Uno dopo l'altro stanno cadendo tutti questi alfieri dell'antimafia. Che cosa succede, Arcangelo? Era finto quel movimento siciliano? Guarda, grande rispetto per i siciliani che hanno mostrato ben prima dei calabresi di saper reagire alle mafie. Lo hanno fatto certo stimolati da un'azione stragista che ha in qualche maniera poi costretto tra virgolette la gente a protestare, la Lenzuola Bianca di Palermo eccetera. Però la Sicilia è pure la regione del tavolino, così si chiamava il sistema raccontato da Angelo Sino, che era il ministro dei lavori pubblici
dei Corleonesi il sistema per aggiudicare gli appalti e farli sembrare tutti regolari, perché le ditte si accordavano prima con la benedizione delle organizzazioni mafiose e stabilivano di volta in volta quindi chi l'itere doveva fare diventava i grandi lavori. Regolare, no? Poi che è successo? Con la reazione che c'è stata, il sino che collaborava, quindi scoperchiava tutto, eccetera, si è pensato, secondo me, di intraprendere questa strada, no? dell'antimafia ad ogni costo, l'antimafia anche ciarliera, da spettacolo, e alcuni hanno fatto davvero antimafia, ci mancherebbe. Tra l'altro abbiamo testimonianza proprio qualche mese fa di decine di imprenditori di Palermo che sono messi tutti insieme, hanno denunciato tutti insieme i clan che cercavano di prendere il posto degli altri, la prima volta in una maniera così massiccia. Ma abbiamo avuto pure esempi, quelli che hai citato tu, non ultimo il signor Artale, fermo restando il suo principio di innocenza, insomma, che invece hanno probabilmente usato lo schermo dell'antimafia per continuare a fare le loro cose, e questo non depone bene. Riflessione morale finale: attenzione che l'antimafia non è uno show, né è un modo per fare carriera politica, né carriera imprenditoriale facendo soldi, e l'antimafia è una cosa che si fa seriamente, con misura, con attenzione e soprattutto con i fatti. Io, questi che parlano troppo, che fanno in continuazione infatti, convegnistica, quella cosa non li apprezzo parate, molto. Assolutamente. Mi è piaciuto molto, lo ribadisco, quello che hanno detto sia Don Ciotti che il procuratore, l'ex procuratore, oggi presidente del Senato, Piero Grasso, in relazione alla possibilità che deve essere data a chi da quel mondo mafioso vuole uscire per farsi una vita normale, cioè non marchiare per tutta la vita chi viene appunto da quel mondo come una persona indesiderata. Assolutamente, perché se noi procediamo con questo pregiudizio li costringiamo a rimanere nell'ambito e nell'ambiente in cui sono. Questi presunti eroi dell'antimafia, quando cadono e quando sono falsi, noi speriamo che tutti possano essere poi ritenuti innocenti, perché è una questione culturale, di messaggio culturale. Però quando questi imprenditori poi crollano, distruggiamo il lavoro che viene fatto quotidianamente da tante persone che in silenzio e anche in solitudine si ribellano alla mafia, all'andrangheta, e che vengono incoraggiati a denunciare, lo fanno, poi pagano, come abbiamo visto tanti testimoni di giustizia che si vedono la vita rovinata. Se allontaniamo le persone, gli imprenditori, ma anche i cittadini dallo Stato, con questi esempi di corruzione politica, di antimafia falsa utilizzata per altri scopi come copertura, allora dobbiamo solo arrenderci, perché così non cresceremo mai e non combatteremo mai assolutamente il malaffare. Quindi è anche la ricaduta sulla coscienza collettiva, sulla consapevolezza che bisogna muoversi nella legalità, che è devastante quando succedono questi casi. Insomma, noi abbiamo visto anche in Calabria, nel nostro piccolo Arcangelo, il caso di Rosi Canale a Reggio Calabria, era diventata famosa a livello internazionale con la sua associazione delle donne di San Luca, aveva dato speranza alle donne di San Luca attivando dei progetti nelle scuole, con il sapone, con le cose, e poi è finita in un'inchiesta, lei si dice, continua a dirsi innocente, ma è finita in un'inchiesta perché avrebbe utilizzato i soldi dell'antimafia per fini personali. Così come ci dispiace che ombre si addensino anche su una istituzione simbolo che è l'Associazione Riferimenti, è presieduta da Adriana Mosella. Speriamo non siano vere le indiscrezioni che sono uscite, le presunte accuse di utilizzo dei soldi sempre per fini non istituzionali, perché veramente demoliamo e distruggiamo tutto quello che si sta cercando faticosamente di costruire per rendere questa regione, così come la Sicilia, così come il resto del paese, più democratico e più legale. Io aggiungo questo ed è in riferimento soprattutto alla storia di Rosi Canale, una storia che ha registrato all'epoca anche una reazione furente di questa donna e che si è conclusa con la condanna di Rosi Canale, che tra l'altro ha così anche lanciato accuse contro
per carità, accuse che capivamo anche rispetto al momento che lei stava vivendo, anche contro il procuratore aggiunto antimafia Nicola Gratteri, che certo non è una persona su cui possono essere adombrati sospetti, perché è una persona che fa il suo lavoro con grandi rischi, molto seriamente, quindi mi aveva colpito quell'atteggiamento, eccetera. In primo grado è stata condannata, naturalmente adesso ci saranno altri gradi di giudizio. Io penso che c'è tanta gente che in Calabria si è spesa contro le mafie, credo che vada fatto con i fatti, ed è stato fatto con i fatti in molte occasioni. Diffido poi di quelli che, appunto, abbiamo visto le storie dei siciliani, mi hanno molto colpito. Certo, magari dare meno soldi a questa antimafia in maniera leggera, Arcangelo, vedere dove sono i bisogni, magari finanziare di più un progetto in una scuola e aiutare i ragazzi piuttosto che fare convegnistica o altre che iniziative. Che anche è utile, però è utile, però quando lo si va a fare gratuitamente, io immagino il grande lavoro che sta facendo ad esempio Nicola Gratteri, nonostante gli impegni, nelle scuole calabresi e nelle scuole italiane. Lui va gratuitamente, appena c'ha un po' di tempo, a parlare di cultura della legalità. Non c'è bisogno di spendere soldi e di organizzare chissà cosa, basta parlare, basta agire. Volevo in tal senso anche sottolineare, guarda, la meritoria azione che fa una preside calabrese, che è una donna coraggiosissima e che ha trasformato l'istituto Piria di Rosarno in uno istituto simbolo, nel quale sono andati ministri, viceministri, soprattutto grandi magistrati che sono andati lì, Gratteri, Prestipino, per fare i nomi più celebri, naturalmente nel pomeriggio per stare con i ragazzi. In quella scuola, tra l'altro, l'impegno di Mariella Russo, così si chiama la preside, ha anche determinato l'outing, no, di alcune ragazze, figlie di boss importanti, che hanno preso le distanze, per carità, senza dir per forza tutto il male possibile dei padri, però che hanno preso le distanze pubblicamente. In due occasioni mi sono trovato lì io, perché ero andato a incontrare i ragazzi e hanno preso le distanze. Un grande lavoro fatto da una persona serissima, che è un punto di riferimento per la Calabria, che è Mariella Russo, all'Istituto Piria di Rosarno, un miracolo. C'è un'altra presidente, a San Luca Mimma Cacciatore, per che esempio, sta facendo non è più cose. A San Luca adesso, adesso è andata via, però a San Luca ha ridate ai ragazzi di San Luca la gioia di essere una scuola ben fatta, li ha rimessi in circolo, ha aggiustato la scuola, gli ha dato speranza, li ha fatti incontrare con il Papa, cioè immaginate che significano. Ecco, Mimma Cacciatore come Mariella Russo sono due esempi di donne in Calabria che si sono impegnate con i fatti, appunto nelle scuole. Cioè. L'antimafia e la cultura della legalità, su questo e sulla speranza che ci possa essere veramente un futuro migliore ci lasciamo. Grazie ad Arcangelo Badolati, grazie a Luca Chite Regia, grazie a voi, e non mancate, la prossima settimana saremo sempre qui insieme a voi.